Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Come potete vedere in questo momento sono qui insieme a Giovanni sul suo Valenti. Ho appena fatto i 70 accanto alla polizia e non ci ho fatto caso, vabbè. Stiamo andando a lavare le nostre moto, quantomeno lavare la mia moto, perché la sua è stata lavata ieri, da quello che ho capito. E ragazzi, ho alcune domande da farvi riguardanti al canale, quindi tra poco ve le farò. Soprattutto quando laverò la moto, almeno sfrutto quel tempo. Purtroppo la scorsa domenica avrei dovuto registrare un video sugli sci, ma a causa di un'organizzazione pessima con i miei amici non ho potuto registrare. In ogni caso, voi seguitemi sempre su Instagram, link nella descrizione, e soprattutto nel canale di Telegram, anche quello nel link nella descrizione, perché su entrambi i profili vi aggiorno sempre su quando escono i video, su che cosa sto facendo. Potete seguire le mie dirette su Instagram e così via, quindi seguitemi assolutamente in entrambi i profili, appunto. Io non so dove stiamo andando, nel senso che mi sta portando lì in un autolavaggio che ha detto che conosce lui, ma io non credo di esserci mai andato. Non ho mai capito se questa strada si può fare o no. Oh, quest'estate a Foppolo in moto. Quest'estate, ragazzi, mi sa che proprio vi porterò un bel video in cui vado in montagna in moto. È una strada abbastanza lunga, nel senso, beh, lunga per modo di dire, nel senso che ci metteremo circa un'ora e mezza, mi sa, per salire in moto. Però comunque ho veramente intenzione di portarvelo un video, soprattutto se avrò 125. Vabbè, inizio già a dirvi quello che vi appunto dicevo che vi dovevo dire. In primis, come saprete, fa veramente freddo in questo periodo. Siamo a febbraio, siamo in inverno, quindi ovviamente fa freddo. Dato che andare in moto per me non è così semplice, nel senso che tra il freddo, tra gli impegni scolastici e tutto il resto, è abbastanza complesso dal punto di vista di tempo. Vi volevo chiedere se vi piacerebbe vedere anche qualcos'altro sul mio canale, non solo ed esclusivamente motovlog, senza assolutamente toglierli, nel senso che i motovlog ci sono e ci saranno sempre. Però mi piacerebbe appunto portarvi qualcos'altro per non rendere il mio canale monotono solo su questo argomento in modo esclusivo. Dato che non so sinceramente che cosa proporvi, vi volevo chiedere di commentare qui sotto con alcune idee che potreste avere. Ho visto che il mitico Sinna si è messo a registrare dei video gameplay, diciamo, su un gioco di moto. Non voglio copiargli l'idea, quindi non ditemi quello. Però comunque ci siamo capiti, diciamo, per non rendere appunto monotono il mio canale. Un'altra cosa che vi volevo chiedere è, dato che ho visto che la streaming che ho fatto un po' di giorni fa vi è piaciuta abbastanza, vi andrebbe se io iniziassi a fare, non dico una streaming a settimana, ma comunque una streaming ogni due settimane, una volta ogni tanto? A me personalmente è piaciuto veramente tanto, anche perché comunque porto contenuti sul canale. È una streaming che si può rivedere tutte le volte che volete, nel senso che la carico sul canale. È anche molto bello per il fatto che c'è un vero e proprio coinvolgimento in diretta, se così si può definire, nel senso che se voi mi scrivete qualcosa io posso sempre rispondervi appunto in diretta. E quindi mi chiedevo se vi interessava come cosa o no. Io sto andando in giro da un quarto d'ora, non ho ancora capito dove siamo. 2000 years later. Ah, ok, quindi ci fermiamo qua, credo. Ok, eccoci arrivati. Ancora un po' e mi entrava il coso del cavalletto nella ghia. Hai capito. Dai, sarebbe bello fare i gameplay su MXGP. Io ce l'ho il 2 adesso. Io non ce l'ho. Boh, lui mi consiglia di mettere magari anche io qualche gameplay. Beh, sarebbe anche più più figo perché è riguardante il mio canale MXGP. Sai io cosa volevo fare con Ale? Io ho una pit bike HM abbastanza bella e stavo pensando di fare tipo una serie dove la sistemavo, no?
con le mie non conoscenze, così almeno uscivano delle cose stupidissime. Esatto, il problema è che lo fanno in tantissime persone. Nello scorso video mi avete detto che non ho fatto vedere il portatarga, bene, eccolo qui. Boh ragazzi, voi fatemi sapere nei commenti, io comunque ho calcolato che ho una PlayStation 4 e ho anche il Game Capture per poter registrare i video, voi fatemi sapere che cosa vi piacerebbe vedere. Guarda, adesso ti faccio vedere una roba che voglio far vedere anche ai miei iscritti che mi stanno guardando in questo istante. Ho girato la chiave, l'ho spenta la moto. Boh, non so, il meccanico mi ha spiegato che perché ci sono dentro i i cavetti qui che quando si bagnano fanno un po' di cortocircuito tipo. Ma che e per spegnerla devo fare così. È strano, sbatti però sta storia, eh. Boh, andiamo in centro a Bergamo e andiamo a fare benzina in via Broseta. Se sapete il motivo per cui mi succede quella roba lì che ho fatto vedere prima a Giovanni, ditemelo nei commenti, perché il meccanico mi ha detto quella roba dei cavi, ma non lo so, boh, non so se sia vero. Cioè, nel senso, non che io non creda in lui, però se avete delle altre teorie ditemele pure. Osti, credevo di dover andare diritto. Io ragazzi comunque sto cercando di tenere il ritmo di video più alto possibile, ma capitemi, ho la scuola, un altro canale da gestire su cui sto facendo pochi video, ma mi richiedono il triplo del tempo per i video che porto su questo canale. Ho amici, la ragazza e tutto, quindi è veramente un casino appunto gestirmi. Oddio, polizia. E in tutto questo noi abbiamo già girato due benzinai, non abbiamo ancora fatto benzina. Lato 5. Sposta qua la tua, veloce che te li faccio. Sposta la mia. Veloce, 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 veloce. Dai, 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 dai. Pit stop. Sai che per un attimo mi è venuto il dubbio che tu avessi che non avessi il miscelatore. Buono. Hai fatto 10 euro tu. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordate di seguirmi su Instagram e soprattutto su Telegram. Ricordatevi inoltre di farmi sapere quale video vi piacerebbe vedere, se vi piacerebbe vedere una serie su un gioco o su qualcosa, non lo so, fatemi sapere tutto quello che volete nei commenti naturalmente. Noi ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e adios. Oggi solo polizia. Se sei arrivato fino a questo punto del video, commenta con Barbabietola. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to